C'è un grande progetto per la città, Milano 030, e oggi parliamo di telecontrollo. Facciamo capire come queste due cose possono dare nuova linfa alla città. Beh, nell'immaginario dei cittadini e cittadine che oggi hanno dai 15 ai 25 anni e che quindi nel 2030 avranno dai 30 ai 40 anni, quindi avranno, come dire, saranno i protagonisti della vita di questa nostra città, certamente la presenza di tecnologie diffuse che permettono, attraverso sensori, di poter, come dire, trasmettere in tempo reale informazioni su diverse parti della vita quotidiana è percepita come un'acquisizione o comunque già come un'acquisizione scontata. Quindi loro si aspettano una città intelligente, una città dove l'economia della condivisione si basa su reti intelligenti, una città dove il controllo di alcuni servizi per i cittadini si basa su reti intelligenti, dove la sicurezza si basa su reti intelligenti. A questo loro hanno accompagnato però anche una grande attenzione invece a forme volontarie di governo della vita quotidiana. Faccio due esempi. Hanno proposto delle aree di disconnessione, che zone dove sia possibile isolarsi completamente dal flusso delle informazioni, che è una forma quasi apparentemente opposta a quella del telecontrollo, in realtà no, perché chi distribuisce le reti deve anche sapere dove creare delle zone d'ombra. Mi ha lasciato senza parole, però senti, Ne parliamo oggi. le volevo fare un'altra domanda, se posso. Proprio rispetto a questo che stava dicendo, mi sembra che ci sia sotteso un cambiamento culturale, in qualche modo, di mentalità, per arrivare veramente ad una smart city e poi anche alla smart community, che è un altro tema molto caro a telecontrollo. C'è un cambiamento culturale di cui lei in qualche modo è anche una delle voci più importanti. È così davvero? C'è la volontà di poter arrivare a questo cambiamento nel 2030, magari anche prima? Beh, c'è una volontà di immaginare una comunità urbana che riesce a auto-organizzarsi, a autogovernare anche le proprie risorse, a sapere, come dire, equilibrare le azioni in base alle risorse disponibili in quell'esatto momento. Quindi, in questo senso, una città che appunto trasmette di continuo informazioni condivise. Questo è un punto di partenza fondamentale. Tutto questo non deve mai essere letto come una forma di passività da parte degli abitanti, dei cittadini, nel senso che se diventa una forma di passività, la città perde intelligenza. Quindi, come dire, credo che il tema sia questo, no? L'intelligenza è legata anche all'imprevedibile protagonismo individuale.